Puedo afirmar que Cuba tiene un sistema político profundamente democrático, como lo es su sistema electoral. Es claro, como en Cuba lo que existe es un sistema socialista donde el pueblo ejerce el verdadero poder. El sistema electoral responde también al sistema político de nuestro país, a lo que ha decidido por voluntad propia y en ejercicio de su derecho de autodeterminación el pueblo cubano, cuando aprobó la Constitución Socialista de nuestro país, que establece los fundamentos jurídicos, políticos y legales del sistema político cubano y, por tanto, de su sistema de elección. Es diferente al de Brasil, por supuesto, es diferente a cualquier otro país de democracia representativa, por supuesto, es diferente a los sistemas de los países capitalistas, por supuesto, pero ello no quiere decir que no es democrático. Ser diferente al sistema de Brasil o al de los Estados Unidos no quiere decir que no sea democrático. Lo que el nuestro es un sistema tanto político como un sistema electoral propio, autóctono, responde a las raíces, a la historia, a la idiosincrasia y necesidades de nuestro pueblo. No es copia de ningún otro. Ya nosotros tuvimos antes de la revolución un sistema electoral impuesto por los Estados Unidos. Con muchos partidos. Con muchos... Pluripartidista, con muchos partidos, con los mismos mecanismos que se utilizan en los Estados Unidos de soborno, de robo de urna, de compra de votos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la influencia del poder económico también. Y la influencia del poder económico, que es a quien responden los partidos políticos y van a responder después los gobernantes, a los que más plata le dieron, a los que más dinero le dieron, que hicieron posible, como ocurre hoy en los Estados Unidos, que las elecciones no son más que un marketing. Quien más dinero tiene es quien más posibilidades tiene de ser electo. En Cuba no es así. En Cuba existen dos tipos de elecciones. Las elecciones generales, que corresponden celebrar ahora, que es cada 5 años, que se elige desde el delegado de la Asamblea Municipal del Poder Popular, porque en Cuba existe un sistema de asamblea del Poder Popular. Este delegado de la Asamblea Municipal viene siendo como el concejal en otro sistema como el de Brasil, ¿no? Viene siendo así. Bueno, se elige desde la base, la circunscripción electoral, hasta el diputado a la Asamblea Nacional. La conversación entre Obama y el presidente Raúl son conversaciones basadas en el respeto mutuo, en los principios nuestros de soberanía, es decir, no hay ningún tipo de concesión de ninguna índole en esas conversaciones. Se está haciendo sobre esos fundamentos y cualquier paso futuro tiene que hacerse sobre esos fundamentos. Estados Unidos tiene que abandonar toda arrogancia imperial si pretende avanzar en ese proceso. Son dos gobiernos soberanos que han decidido empezar a dialogar sobre temas muy complejos después de más de 50 años de hostilidad. Cuba jamás, el gobierno revolucionario de Cuba jamás ha utilizado, jamás, ningún tipo ni de maltrato de prisionero ni de tortura, como sí lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos y lo ha reconocido. Jamás hemos usado ningún tipo de ejecución extrajudicial, jamás. Y sin embargo eso es una práctica en gobiernos que los Estados Unidos llaman democráticos, etc. Lo que te decía, es muy diferente a que dos gobiernos soberanos se sienten en una mesa en un camino largo, a iniciar un camino que va a ser largo, va a ser difícil. Ahí están los puntos, Raúl lo dijo en la CELAC, el presidente Raúl en la cumbre en Costa Rica de la CELAC dijo todos los temas que había que ir, digamos,
solucionando. La lista de Cuba en la lista de países de patrocinadores del terrorismo, una lista verdaderamente una vergüenza. El bloqueo, que está intacto. El tema de la base de Guantánamo, que es ilegal. Nosotros no aceptamos esa base norteamericana en nuestro territorio. Es un territorio que nos han usurpado. Raúl Castro e tutti i membri del governo hanno ribadito che la questione del sistema socialista non entra e non entrerà mai nell'agenda dei negoziati con gli Stati Uniti. Ci potrebbe quindi anticipare gli argomenti di questi negoziati? Il 17 del 2014 iniziano dei negoziati fra gli Stati Uniti e fra Cuba, dei negoziati per tentare e per cercare nel tempo necessario di normalizzare i rapporti economici, politici e commerciali fra Cuba e gli Stati Uniti. E innanzitutto va chiarita una cosa, che questa normalizzazione, va bene, eventuale, che si dovrà ottenere con la calma, con i tempi e con il rispetto reciproco, parte da una negoziazione per una politica che gli Stati Uniti hanno fatto contro Cuba per oltre 55 anni, dal 1959, quindi diciamo da 57 anni. Perché? Perché hanno cercato di far pagare a Cuba, alla rivoluzione cubana, la scelta di autodeterminazione, di schierarsi, di abbattere una delle dittature più sanguinarie dell'America Latina e di mettere in piedi appunto un sistema, un governo socialista e quindi un processo rivoluzionario. Questo è il prezzo che hanno tentato di far pagare gli Stati Uniti a Cuba con il blocco, con 3.800 morti, con centinaia di attentati anche contro Fidel Castro, con attentati sia con bombe ma anche attentati spargendo in continuazione, disseminando infezioni eccetera, e quindi cercando in tutti i modi di abbattere quella rivoluzione. La rivoluzione dopo 56-57 anni è ancora lì, cammina, marcia sul suo cammino socialista, per cui il fatto che si sia arrivati a un negoziato è una grande vittoria del popolo di Cuba, è una grande vittoria del governo di Cuba, perché un piccolo paese di 11 milioni di abitanti a 90 miglia dagli Stati Uniti, dall'impero, da quello che è il gigante statunitense, che se soffia potrebbe distruggere Cuba con un soffio dei propri abitanti, invece il fatto che Cuba abbia resistito vuol dire che non solo ha un grande partito, non solo ha un grande paese, non solo ha una grande strategia, ma ha la simpatia della stragrande maggioranza del mondo, che come sappiamo non è socialista, ma rispettano Cuba per l'esempio che ha dato nel mondo, per l'appoggio e la solidarietà che ha dato a governi di sinistra, progressisti, a governi di destra, dove si è trattato di mandare in continuazione medici, di mandare in continuazione professori, insegnanti, di diffondere il più possibile i beni sociali, di diffondere, diciamo così, l'aiuto internazionalista. Cuba non si è tirata mai indietro e non si tirerà mai indietro, quindi questa è la grande vittoria. Questi negoziati a che punto stanno? Innanzitutto il primo dato estremamente positivo è che sono tornati a casa i cinque fratelli, i cinque eroi cubani, ne erano tornati due a fine pena, non gli era stato regalato niente, sono tornati gli altri. Ricordo i cinque fratelli cubani che io ho rincontrato, incontro ogni volta che vado giù a Cuba, quest'anno ho avuto l'onore e il piacere non solo di incontrare tutti e cinque, ma sono stato a casa di Gerardo e Adriana, ho potuto abbracciare Gemma, la figlia di un anno, la figlia di Gerardo. Voglio ricordare che Gerardo era stato condannato ingiustamente, come gli altri quattro sono stati condannati ingiustamente, ma Gerardo aveva 3 ergastoli per un'attività di antiterrorismo. Gerardo ha svolto soltanto un'attività a favore del proprio paese, a favore dell'umanità, per combattere il terrorismo di Stato, per combattere questi settori, questa mafia guidata dalla CIA che ha fatto attentati e morti a Cuba, e non solo a Cuba, fuori anche dal territorio nazionale. Per combattere appunto il terrorismo hanno fatto un'opera di infiltrazione, i cinque, che non è di spionaggio, non c'entra assolutamente di spionaggio, avrebbero dovuto avere il premio Nobel per aver fatto un'opera a favore dell'umanità, e invece hanno avuto queste condanne così gravi. Il primo atto è stato il ritorno a casa
dei cinque, con un'opera di mediazione riconosciuta sia dagli Stati Uniti sia da Cuba del Vaticano, in particolare da Papa Francesco. Io ho l'onore di incontrarmi con Papa Francesco, di dargli anche una lettera questo 2 anni fa, proprio per chiedere, no? Così per parlare della questione dei cinque, per chiedere una preghiera da Papa Francesco con, diciamo così, in favore dei cinque e delle loro famiglie che soffrivano. Ho visto immediatamente il sorriso di Papa Francesco e quindi la sua benevolenza. Il Vaticano ha svolto e sta svolgendo un ruolo importante da questo punto di vista. A che punto sono i negoziati? Innanzitutto i giornali europei dicono molte falsità, già dal 17 dicembre del 2014 hanno detto è finito il blocco, cioè scambiano la negoziazione per la normalizzazione. Negoziare significa incominciare delle trattative, si normalizzerà quando il processo è finito, pure fra il governo colombiano e le FARC c'è una negoziazione che però non è terminata e quindi il rapporto non è normalizzato. Normalizzazione significa semplicemente riconoscere la sovranità del paese. Cuba è un paese normale e deve essere trattato come gli altri paesi, senza atti di guerra né militari né terroristici né di guerra economica né di guerra commerciale né di guerra finanziaria. Bisogna quindi togliere immediatamente il blocco agli Stati Uniti, da parte degli Stati Uniti. Bisogna immediatamente rimborsare Cuba per i danni che ha avuto. Bisogna restituire la sovranità sulla parte di Guantanamo, quindi immediatamente restituire Guantanamo a Cuba. La trattativa va avanti, al momento è molto lenta perché che cosa chiedono i cubani? I cubani chiedono parità nella relazione, ci mettiamo seduti da pari, rispetto per gli Stati Uniti ci mancherebbe, ma rispetto per Cuba, rispetto per l'idea capitalista degli Stati Uniti e rispetto per il processo di transizione socialista di Cuba. Non si può trattare se alcune questioni non sono all'ordine del giorno, la sovranità, la dignità, il blocco, non la questione di Guantanamo, queste sono questioni immediate. Il 21, 20 e 21 di marzo, per cui fra pochi giorni, Obama andrà dagli Stati Uniti ovviamente a Cuba, andrà in visita a Cuba. Io spero che non si continui solo sulle questioni formali, importanti, per carità, oggi si è riaperta l'ambasciata, un po' di mesi fa si è riaperta l'ambasciata di Cuba a Washington, si è riaperta l'ambasciata degli Stati Uniti a La Habana, tutti fatti importanti, si sta cominciando a liberalizzare alcuni tipi di rapporti, in particolare rispetto al turismo eccetera, ma non è sufficiente. Io mi auguro che Obama vada a La Habana e si metta seduto con il governo di Cuba e dia immediatamente, non dico soluzione a tutto il blocco, magari questo andrebbe fatto, ma che dagli incontri a La Habana ne escano immediatamente dei risultati positivi per il popolo cubano che soffre da ormai da 55 anni questo blocco e che quindi si esca da questi incontri con dei provvedimenti reali, non a parole, sul blocco, che si esca con dei provvedimenti reali su Guantanamo. Immediatamente dall'incontro con il riconoscimento assoluto della dignità e dell'autodeterminazione politica e economica appunto di Cuba.